Sapete che ieri abbiamo avuto una riunione al MIBAC, al Ministero delle Attività e dei Beni Culturali, e noi abbiamo chiesto che quel progetto deve rispondere, e su questo ha convenuto anche il Ministero, a tre priorità fondamentali. Tre. La prima, la salvaguardia di tutti i livelli occupazionali. La seconda, la garanzia del mantenimento del patrimonio professionale di tutti i dipendenti. Terza, forse non so se metterla per prima o per, ma davanti alla pancia piena forse questa diventa anche la terza. Il terzo problema è che rimanga la mission culturale di questo pezzo di impresa fondamentale per il Paese. Noi è dal 4 luglio che stiamo occupando Cinecittà, perché c'è un progetto che vogliono portare avanti Abete e i suoi soci, che consiste nella costruzione in questo sito di un albergo, di palestre, di ristoranti, parcheggi sotterranei, e chi più ne ha più ne metta, e vuole svuotare il sito dalla forza lavoro, perché una parte dei lavoratori, quelli della post produzione, il laboratorio sviluppo e stampa, l'audio e il digitale, vengono affittati a una multinazionale americana, una parte dei lavoratori dei mezzi tecnici vengono venduti a una società del settore che è la Panalite, le maestranze, che sono coloro che proprio fanno le costruzioni per i film, le costruzioni scenografiche, vengono trasferiti sulla pontina in un'altra società a fare parchi a tema e centri commerciali. Dopodiché 20 licenziamenti e un gruppo di persone, una quarantina di persone che rimarrebbe nel sito, non sappiamo ancora bene a fare cosa. Questo è un sito che ha 75 anni di storia, è un pezzo del nostro paese, ci siamo stufati di perdere pezzi uno dopo l'altro, senza un motivo, voglio dire, valido, se non interessi di pochi eletti. Questa è una società che è stata privatizzata nel 97, è stata data dallo Stato ad Abete perché rilanciasse il cinema, con un vincolo preciso che era quello di mantenere la vocazione cinematografica. Dopo 15 anni di privatizzazione, questo è il progetto di rilancio. Quindi, insomma, noi chiamiamo a raccolta veramente i cittadini, la stampa, gli autori, il Presidente della Repubblica, della Valle che restaura il Colosseo e cementifica Cinecittà. Chiamiamo a raccolta soprattutto le persone che hanno una sensibilità, quelle persone che non sono rassegnate, quelle persone che cominciano a dire basta a questi poteri forti, che sono i poteri dei costruttori, delle banche, della finanza. È ora di dire basta, perché sennò questo paese ce lo perdiamo definitivamente.